canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Questo programma è offerto da La Teca SRL, è un'azienda leader nel settore della termoidraulica che opera da 40 anni sul territorio calabrese. Da Teca puoi trovare prodotti per il condizionamento e il riscaldamento e molto altro. Punto di riferimento per la vendita di caldaie ibride Rotex, pompe di calore, radiatori, materiale termoidraulico. Rivenditore autorizzato dei marchi Daikin, Vaillant, Sime, Innova, Grundfos, Lovara. Sostituisci la tua caldaia con una pompa di calore Daikin, potrai accedere al super bonus del 110%. Dal 2012 la Teca SRL è presente anche a Cosenza ed ora la trovate nella nuova sede di Rende in via Alfieri. Polsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezze Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Guglielmo Store, la Mezze Terme. Da noi puoi trovare caffè in capsule e cialde, caffè in grani, caramelle, liquori, vendita di macchine da caffè e incomodato d'uso gratuito. Inoltre gadget Guglielmo e confezioni regalo per tutte le tue occasioni. Guglielmo Store, la Mezze Terme. Ci trovi in pieno centro, su Corso Nomistrano, di fronte alla Madonnina, in uno spazio accogliente dove puoi immergerti nel gusto del caffè che fa centro. Macelleria Il Gusto delle Carni, macelleria gastronomia, carni locali, nazionali d'estere, porchetta, angus uruguaiano, salumi di produzione propria, stinchi arrosto, cibi pronti a cuocere, freschi o congelati. Grigliate cotte e verdure cotte da asporto, preparati per cilici freschi o congelati di produzione propria, banchetti e servizi a domicilio. Da noi inoltre troverete enoteca, latticini, pane casareccio, frutta e verdura. Il Gusto delle Carni, la qualità dei prodotti è la nostra forza. Ci trovi in Contrada Savutano, via Mascagni 23, La Mezze Terme. Telefono 0968 43 90 32. L'ottica di Enza Augello arriva anche nel centro storico della nostra città con esperienza trentennale. Effettua misurazione della vista, applicazione lenti a contatto, vendita di occhiali da vista e da sole, brand ricercati e made in Italy. L'ottica, Corso Nomistrano 50, telefono 0968 35 57 34. Autonoleggio PM Servizi SRL, affiliato Avis Budget Group presso l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Sanificazione e igienizzazione di ogni veicolo prima e dopo la consegna. Allora, come direbbe il noto presentatore filologo, ma tu non ti ricordi filologo? Che ne è spero? Cari amici vicini e lontani. Ah, sei cari amici vicini e lontani. Allora, salutiamo tutti quanti. Stamattina, praticamente 6 giugno 2022, è una data che sicuramente noi ci ricordiamo. Ricorderemo perché è il nostro esordio. Su RT, sul canale 14, avete la possibilità di vederci, di guardarci alle 15.30 e alle 23.30. Quindi
Stamattina, caro Albino, ti raccomando, sì, assumi un atteggiamento più professionale. Sì. Ho fatto, ho letto come mi devo comportare, ho letto il copione. Il capione. Il copione. Ah, il copione. Come io, innovatore, no? Ci danno un copione. Noi non abbiamo... Poi se mi piace lo faccio. Noi non abbiamo bisogno di copione, no, perché... Noi siamo questi. Noi, sì, no, noi inventiamo tutto lì per lì. La freschezza, la genuinità della trasmissione è questa. È questa, sì, è vero. Da immaginiamo se uno copione, per carità. Salutiamo praticamente da nord a sud della Calabria tutti coloro i quali ci guarderanno. Ci guarderanno. Siamo, anche se emozionati, sicuramente faremo in modo di non deludervi. Ecco, la nostra è una, ecco, alle nostre spalle Agenzia 14, 14 ovviamente si riferisce alla frequenza. Noi cercheremo di strapparvi un sorriso dando le notizie in maniera sui generis, così, senza quell'atteggiamento paludato che siamo abituati a guardare, a vedere ai telegiornali classici. Ecco. Allora, Albi, intanto noi abbiamo un duplice binario, siamo sui social in questo momento, in diretta, quindi ai nostri amici calabresi, li invitiamo ad interagire con noi, se ci sono problematiche che affliggono le vostre comunità. Noi siamo a disposizione per divulgare, propalare queste problematiche, cercando di, come posso dire, di incidere eventualmente sugli interventi da fare. Allora, intanto salutiamo Michele, Ricky e Adriana. Buongiorno, buongiorno anche a voi. C'è una... Parliamo di Covid, che è un fatto che interessa tutta la nostra regione, buona parte della Sicilia, almeno dove noi siamo presenti. Secondo il bollettino sull'emergenza Covid, che sono stati diffusi dalla regione Calabria, c'è stato un decesso e 426 casi sempre di contagio. Ovviamente i ricoveri sono in calo e in rianimazione, che diciamo è la parte più delicata, c'è una sorta di stabilità, non ci sono stati altri ricoverati. Questo fa capire a noi calabresi che non ci stiamo comportando male. No, no. Attenzione, cioè noi, se andiamo a raffrontarci con altre regioni d'Italia, Emilia addirittura, Emilia-Romagna, la Calabria ne esce bene. Cioè i calabresi hanno dimostrato grandissima maturità. Noi che in genere passiamo per strapotenti, no. Però, caro Tonino, ancora non possiamo distruggerlo questo virus. Non ho capito. Non lo possiamo distruggere questo virus. Diciamo che lo teniamo a bada. Lo teniamo a bada. A bada, sì, lo noi sicuramente, bada. Caro Albino, questo Albino Ambrosio è la mia, non so se definirla spalla o se io sono la sua, no, spalla. La mia ancora spalla non si capisce bene la mia spalla questa storia. Albi, lo tengono a bada, qua arriveremo al punto che ogni anno probabilmente dobbiamo fare un vaccino. Un vaccino. Sì. Come la poliomielite. Come? Come la poliomielite. Come ha detto bello, come? Come la poliomielite. Perché ci ricordiamo a tutte le persone fuori, dentro, soprattutto l'Italia, tutto il mondo veramente, questo virus della poliomielite c'è sempre, esiste. Esiste, con il vaccino lo distruggiamo, capito? Bene. Con il vaccino lo distruggiamo.
capito? Perché questo viso qua non se ne va. Non ti avventurare. Parole, no, non ti avventurare in tematiche che sono. Guardate che siamo. Sono molto. Da oggi andiamo su un bel canale. Appunto, sì. Canale appunto, proprio perché siamo. Non ti avventurare. Se, non mi devo avventurare. In tematiche che devo essere questo io. Devo essere questo. No, sono quadrato. E deve essere quadrato, non rotondo. Così si dice. Ieri sui social c'è stata diciamo il come posso dire lo sfogo di una persona sulla sedia, mi capite, a rotelle, no? Che è andato a mare sul nostro lungomare Falcone Borsellino e non poteva assolutamente accedere sulla battigia, quindi nei pressi del mare. Vede qua, dal mese di febbraio-marzo con Giovanni, che poi avete modo di conoscere, abbiamo parlato di passerelle. Sindaco, caro vice sindaco, cara amministrazione, da 3 mesi io e Giovanni abbiamo insistito sulla necessità di dotare la nostra spiaggia di passerelle per persone sfortunate. E allora questo sfogo mi ha commosso. Certo, sto parlando chiaramente della Mezzia Terme. Vedi, Paolo, noi non ci poniamo in termini polemici. Sto parlando del sindaco Mascaro, il sindaco della città di Lamezia Terme, e del suo vice, sindaco, entrambi avvocati, Antonello Bevilacqua. Vedete, noi non ci poniamo in termini polemici. Noi interveniamo su delle criticità che affliggono le persone, rendendo la loro vita difficile, più difficile che ce l'hanno. Oh no, Albino è persona disabile, da quando è nata si può dire, ha avuto problemi, via via poi la tecnologia gli ha consentito di avere degli apparecchi, adesso conduce una vita normale, certo, lui stesso fa dell'ironia sulla sua disabilità, ecco perché lo ammiro molto, tra parentesi. Ma tornando alla passerella, voglio dire, noi febbraio, marzo, aprile e maggio, 4 mesi, abbiamo i filmati, abbiamo le registrazioni, noi queste cose le possiamo dimostrare, non vendiamo fumo, come fanno in tanti, ognuno che si prende meriti che non ha. Allora, riguardo a queste passerelle, provvedete, come dite voi, immantinente. Paolo, provvedete in maniera veloce. Non è possibile che la nostra città debba discutere di queste cose nel 2022. Ieri, Albi, purtroppo. Ci sono tutti i padri. Allora, Pasqualino, buongiorno Giovanni, Vittorio, che ci dà gli auguri per la nuova avventura, grazie. Anche William, Battista Ferrise, buongiorno Dattilo Maria. Allora, ieri purtroppo la giornata è stata funestata di un brutto incidente. A Castrovillari sto parlando. Un'auto
con dei ragazzi che rientravano dalla movida e finito in una scarpata lungo la strada provinciale 263. Il ragazzo che era seduto nella parte posteriore della macchina è deceduto sul colpo, mentre feriti in maniera grave gli altri due amici che si trovavano nei posti, diciamo, anteriori. E quindi vi lascio immaginare lo sconcerto della città di Castrovillari. Ci vuole prudenza, 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 il giovane esempio di Genova. Non conosco, non conosco la dinamica, perché anche sul giornale non leggo nulla, però pare che ad un'ennesima curva hanno sbandato di un percorso abbastanza tortuoso, diciamo la verità, il conducente ha preso il controllo del mezzo che, sbandando, è andato contro un muretto e quindi è andato a finire in una scarpata, attenzione, in una scarpata di 5-6 metri, quindi nella sfortuna, fortuna, cioè poteva essere più maggiore, va? Ecco, poteva essere una strage, praticamente. Quindi siamo vicini ovviamente alla famiglia di questo ragazzo giovanissimo, 20 anni. Ma noi siamo abituati la mattina a guardare, a leggere il giornale assieme a voi, eccetera, e lo facciamo anche col sorriso sulle labbra. Non vogliamo dare alla nostra trasmissione, no, quel formalismo, quelle cose che hanno paludato, eccetera, che a noi non appartiene. C'è qualcosa? No, vediamo qua. Ah, no, ancora. Dai, la possiamo leggere, la posso leggere questa, perché è sempre proprio, diciamo. No, questa è una cosa. Sì. No, diciamo che parliamo di mari sporco, cose. Leggi. Rifiuti in mare. L'allarme generale. A Catanzaro Ledo, tutti in piazza contro i miasmi. Sì. I miasmi provenienti da depuratore. Sì. Di qua ci sono i guai, perdonena, capito? In effetti c'è parecchie contestazioni che partono da Scalea a scendere, no, lungo la nostra costa. Si parla di, praticamente, vediamo, c'è la pagina, no? Pagina 10 e 11, ecco, vai, ecco. Vede qua. E che c'è? È quanto mai, voglio dire, emblematico il titolo dei giornali: le bandiere blu sul mare marrone, il paradosso dell'estate calabrese. Le associazioni ambientaliste dicono sempre le stesse cose. Cosa possono fare? I sindaci indagano sulla natura delle... I sindaci indagano sulla natura di queste chiazze. A Catanzaro è successo anche un pur parlare abbastanza, voglio dire, dai toni accesi, tra l'attuale assessore, il candidato a sindaco delle elezioni che si terranno il giorno 12, perché pare che ci sia un odore, diciamo, fastidioso, una puzza, diciamo, chiamiamola così, che ammorba l'aria, e quindi i cittadini sono ritornati in piazza a fare bordello. Sì. E che ne ha? A fare bordello. Ah. Guardate qua, è strano, no? È strano. C'è un boom. Io ho seguito sui social questo boom. Cioè, praticamente non c'è un posto libero.
Le prenotazioni sono andate ad una velocità supersonica, cioè hanno occupato di tutto: camping, B&B, alberghi, locande e chi più ne ha più ne metta. Cioè è una stagione questa che si preannuncia molto positiva sotto l'aspetto economico per i tanti che hanno investito sì, in questo. Però di contro cosa c'è? Ci sono queste problematiche del mare. Non facciamo però un discorso, come posso dire, distruttivo, vabbè, che poi ci sono parecchie zone dove il mare è meraviglioso. Ecco qua, notami, guarda. Purtroppo sì, da Rosetta a Sibari, acque pulite, ma anche nella zona di Tropea, mi hanno detto, Pizzo così così, cioè nella zona di Palmi, una specie magnifica, Roccella, cioè in Calabria, voglio dire, non è che tutto è negativo. Noi invitiamo le persone a venire qua in Calabria, il 70% è pulita, perché ne vale la pena, perché è una regione meravigliosa. I calabresi, secondo Pochicello Caputosti, ma ciao Mauro, ciao Paolo, e allora Mauro, quello che a noi interessa quando interagiamo, noi intanto vi ringraziamo perché questo, il fatto che siete presenti qua, state guardando il video, vuol dire, a noi ci fa piacere, però a noi interessa molto che ognuno di voi parli del proprio paese, ma attenzione, non solo delle criticità. Se per esempio nel vostro paese domani c'è una festa patronale, ditelo, perché noi la pubblicizziamo. Non è poco. Allora, un altro episodio che mi ha un po' amareggiato è il caso di una bimba di 10 mesi con patologie polmonari che è risultata positiva. La staffetta della polizia, dopo un'odissea ospedaliera, è riuscita a portarla al Bambin Gesù. La bambina, è inutile dirlo, era in pericolo di vita, quindi complimenti, se ce ne fosse bisogno, alle forze dell'ordine, in questo caso alle forze di polizia, che hanno consentito a questa bimba di arrivare a Roma e quindi essere ricoverata. Intanto arrivano, come sempre, c'è un viaggio. A Roccella sono sbarcati per 63 profughi, ci sono stati, pensate un po', 10 approdi in soli 17 giorni, quasi uno al giorno. Le strutture di accoglienza ovviamente sono in affanno perché non possono contenere più di un determinato numero, ma allora Albieri, oggi è già lunedì, per questo non c'è la pagina del... c'è una bella notizia perché parliamo di un male che affligge le donne. E sto parlando del tumore al seno. È stata praticamente trovata una terapia che è stata definita rivoluzionaria, e questo a noi fa piacere perché il tumore al seno è molto molto presente, purtroppo. La speranza si chiama anticorpi coniugati, è un nuovo approccio che è in grado di aumentare
le prospettive di guarigione. Anche, attenzione, nella fase più avanzata della malattia. Quindi questa è una notizia rivoluzionaria, una notizia meravigliosa, perché, ripeto, questa neoplasia è molto diffusa in Italia, che conta ancora addirittura 55.000 diagnosi all'anno. Quindi, vedete, ecco, diamo merito a queste persone che, ma ricercatori che in silenzio, nonostante il governo se ne straforte, parliamoci chiaro, non hanno le soddisfazioni che dovrebbero avere. I ricercatori in Italia percepiscono borse di studio da 800 euro, da 1000 euro, è una vergogna quella che vediamo in Italia. Ma i risultati sono eccezionali. Abbiamo il piacere di avere la signora Angela stamattina. Ciao Salvatore, Pasquale, buon addio. Allora, noi ogni mattina, il nostro Albinuccio, ma non lo sottovalutate, lui è in religioso silenzio, anche emozionato, se vogliamo. Sì, sono emozionato perché è emozionato. Oggi ti vedono a una televisione che tutta la regione, la provincia, regione, è emozionato. Tutto l'internato. Siamo internati. Siamo internati, non ci sono uomini come ormai. Allora, Albino. Ci vede a tutti i parti. Albino ogni mattina legge l'almanacco. L'almanacco che comprende tutta una serie di voci, che adesso incomincerete a conoscere. Allora, in primis, e lo dici, c'è Drissi Caraibi. Taraglio, che è? Caraibi. Drissi Caraibi. Caraibi. Stiamo parlando dell'aforisma. Ogni mattina Albino reciterà da par suo gli aforismi che troveremo pubblicati sulla Gazzetta del Sud, perché noi ci serviamo per la nostra rassegna stampa atipica, la nostra agenzia 14, dove andiamo a pescare notizie, no, in questo mare magnum dell'informazione. E allora e vado a leggere, ti raccomando, lo leggo bellissimo, perché se no ti raccomando, libera conosciuta. Allora, la pazienza, voi che vuol dire, ecco che arriva la cosa quando io parlo, no? Vedi pazienza, che solo la morte, sinceramente. Oh, bene, vai. Allora. E questo è proprio il pensiero che. La pazienza può far gemogliare, no? Delle pietre a condizione di saper aspettare. Albino. Albino. E credo che dico io, sì, la pazienza. Albino. Lo devi nuovamente leggere da par tuo, però stiamo cominciando male. No, ha letto troppo buono. E stiamo cominciando male, praticamente. Sono me libero lo sciuglio. Mi metti con No, io pensavo che sbagliavo qua, Tony. Allo germogliare. Allora, la pazienza può far germogliare, cioè, delle pietre a condizione di sapere aspettare. Sì, insomma, pazienza chi sei, no? Hai capito? Voi che dai, ci vuole pazienza. Io quando parlo avete pazienza, che solo alla morte non c'è rimedio. Stare calmo, Tony. Non parlare del vescovo, come vescovo non c'entra niente. Non c'entra niente. Tony, il cervello, Tony, è un fiore di cipolla. Ricordate. Per esempio, stamattina si è messo a parlare in italiano. Dato che noi in genere diciamo che è il numero di cipolla, che bene o male in Calabria il dialetto lo comprendiamo tutti quanti. Ci sono delle zone dove è abbastanza ostico il dialetto, diciamo la verità. Però numero di cipolla io non ho, è un filo di cipolla. Ci è venuto a me stamattina. A Puzzella, va bene, va. Comunque davvero, ragazzi, davvero abbiamo un cervello davvero in quella cipolla, come diciamo noi. Allora, finito l'aforisma, noi in genere, cioè sempre, salutiamo il
vescovo, sacerdote, eccetera. Voi sapete che alla Lamezia Terme il vescovo ha chiuso la sua avventura, tra virgolette, la chiamo così. Noi abbiamo voluto veramente bene al vescovo Giuseppe Schillaci, che è stato destinato alla diocesi di Nicosia. E a breve avremo il nuovo vescovo, viene da Crotone, il Crotone proprio dove ragazzo in gamba, poi avremo modo di parlarne. Quindi li salutiamo, salutiamo tutti i vescovi, delle varie diocesi che sono in Calabria, salutiamo i sacerdoti, i diaconi, tutti quelli che fanno parte della Chiesa, ecco. I protagonisti, esatto. E anche, è giusto anche, che lo dobbiamo salutare. E vado a leggere Santa di stamattina. La Chiesa ricorda. La Chiesa ricorda. Prego. Santo Norberto Vescovo. Norberto. Qua, Santo Claudio Vescovo. Hai qualche Claudio? Mi saluto, ci tengo pure, si può fare. Salutiamo. Diamo gli auguri. Io voglio salutare un grande amico, Claudio. Lo ricordo, Claudio, si chiama Roberto e Claudio. E Roberto. Roberto e Claudio. Hai qualche Claudio in particolare? È un grande amico, figlio di un amico mio. Ah, va bene. Da ciao. È auguro a Claudio, va bene. Non ho laureato, che sono i Kenwitz, hai salutato una persona laureato, E poi San Paolina, che bella, San Paolino Martire, e salutiamo tutti i Paolini. Sì. San Paolino, c'è te il nome Paolina. Va bene, allora, intanto ripeto, stiamo sfogliando il giornale, assieme a voi faremo questo ogni mattina. Cercando anche di essere, come posso dire, intanto leggeri, non appesantirvi eccessivamente, perché la nostra mission è proprio questa, quella di strappare un sorriso a ognuno, a tutti quanti. Soprattutto noi siamo molto legati alle persone anziane, alle persone che si trovano ricoverate negli ospedali, che si trovano ospiti in case di riposo. Noi abbiamo creato proprio un filo, no? Un cordone ombelicale che ci lega a queste strutture. Approfittiamo per salutare un nostro caro amico, Antonello Coclite, che è colui il quale ha retto una casa di riposo molto, molto conosciuta. Che è la casa Tamburelli qua alla Lamezia. Diciamo che è un periodo un po' difficile, complicato, gli auguriamo ovviamente di uscirne fuori. Allora speriamo tutto bene, certo, che si merita, perché si merita, perché è una persona vero. Antonello, che veramente, guarda, io dico che un altro come Antonello non si trova. Lascio le notizie di alcune notizie, perché poi sono con Giovanni. Ma Giovanni. A Crotone ho accennato che c'è un po' di maretta a livello politico. Vabbè, qua c'è la pagina di Crotone, qua invece la gazzetta stamattina. Allora, nella media. Va bene, quanti? Sì. Allora, Albino. Mi alzo. Si alza di spalle. Di spalle. Te ne vai di spalle, come di spalle arriverà il mio. Vai Albino. Ecco. Giovanni. C'è il cambio della guardia. Allora, volevo dire buongiorno a tutti, buongiorno Calabria. Come avviene a Buckingham Palace. No, stamattina Albino deve carburare, perché piano piano scopriremo Albino, è ovvio, no? Lui è un po' emozionato perché si trova ad essere protagonista in una nuova emittente. Albino è capace di strapparci un sorriso con il suo modo
il suo modo di fare, improntato alla genuinità. Parliamoci chiaro. Allora, Don Eno, buongiorno. Prima hai parlato di mare, bandiere blu, mare pulito, ed è fatto, diciamo, hai detto bene. Io appunto sabato ho intervistato appunto la dottoressa Francesca Mirabelle di Mare Pulito, Bruno Giordano. Francesca Mirabelle con questa associazione si sta interessando tanto della situazione del mare. E io ho fatto in On the Road, abbiamo registrato On the Road, il programma che vedrete nei prossimi giorni, che sta andando in onda ogni giorno un personaggio, parlerà appunto della situazione dei mari in Calabria. E devo dire che la situazione del mare in Calabria, diciamo, c'è sempre questa problematica, la problematica di queste schiume, di questa costa. Abbiamo parlato di bandiere blu, che si mettono le bandiere blu, ma le bandiere blu le intendeva sul fatto della recessione, di tante situazioni. Vabbè, la bandiera blu non scaturisce solo dal mare, esatto, scaturisce da una serie di presupposti, dei requisiti. Esatto. Per quanto riguarda il mare, bisogna lavorarci sempre. Noi abbiamo la pessima abitudine, Antonino, di lavorarci o parlarne solo da giugno a settembre, quando le persone vanno al mare. Perciò il mare va seguito tutto l'anno. Abituati chi? No, abituati nel senso... Sono abituati, certo, perché noi ne parliamo tutto l'inverno del mare e nessuno sente. Perché giustamente d'estate si va al mare e si capisce la situazione degli sversamenti che ci sono, i comuni penalizzati, invece si dovrebbe parlare tutto l'anno se si vuole guarire il mare, Tonino. Sì, ma io leggo che qua, questa è la coordinatrice, appunto Mirabelli, parla che il nostro lavoro dura 365 giorni all'anno. Cara dottoressa Mirabelli, il problema è molto complesso, molto difficile. Per fare un banale esempio, una città, una cittadina come Scalea, che fa 15.000 abitanti, improvvisamente da giugno a fine agosto si trova con 120.000 abitanti, ma viene da sé che scoppia la fine del mondo. Ma è normale, perché gli impianti non possono sopportare. E perciò bisogna intervenire sugli impianti. C'è un altro accento che poi, quando ne hanno parlato pure con Repucci, il commissario ex prefetto, in un'intervista, purtroppo molti comuni denunciano la situazione dei depuratori, che sono molto vecchi e non funzionano bene. Si dovrebbe lavorare sui depuratori molto, e sui depuratori molte volte i sindaci si lamentano, ma non arrivano mai i soldi. Sì, ma la polizia municipale, la polizia di Stato, i carabinieri, la finanza, eccetera, dobbiamo fare delle indagini mirate soprattutto sulle attività economiche, e ce ne sono tante. Non ci debbono essere persone, no, intoccabili, no, dovete andare con la lente di ingrandimento, perché ci sono attività che sversano a mare, e questo è un dato di fatto, ma stiamo parlando da 40-50 anni, cioè io mi vergogno a dire sempre le stesse cose, sempre la stessa canzone, lo stesso ritornello, cioè è una vergogna. Senza contare poi anche i pescatori, debbono darsi una regolata. Ci sono dei pescatori che sono le sentinelle, io ho visto dei filmati, sono sentinelle, mentre ce ne sono altri che fanno veramente dei casini. C'è un problema vecchio che se ne parla sempre. Comunque, seguite poi questa intervista che ho fatto alla Mirabelle, che ritengo molto interessante, sulla situazione del mare pulito. Tonino, a proposito, è successo l'altro giorno, due giorni fa, in un lido, non so dove è successo, a Campo San Giovanni, se praticamente una tettoia dove c'erano parcheggiate le auto, abbiamo le immagini, praticamente se
È crollata. È crollata, facendo seri danni a tutte le autovetture, veramente, ed è stato un miracolo che ci fosse nessuno sotto, Tonino, su... Sì, pare che comunque, dalle voci eccetera, pare che uno con la macchina ha sbagliato manovra e probabilmente ha toccato uno. La fortuna però male è stata che, diciamo, non c'era nessuna persona sotto quelle tettoie, danneggiando solo le autovetture. Messi subito a disposizione, sì, per ristorare dei danni subiti tutte le persone da parte dei proprietari, immediatamente, quindi anche questo è da sottolineare. Era giusto, perché questa notizia è girata sui social, insomma. Vabbè, stiamo parlando di un impianto tra i più rinomati del Tirreno, quindi chiaramente i titolari ci tengono a salvaguardare il buon nome, è un fatto che può succedere, no, certo. Voglio dire, poi il dipendente dalla loro volontà, ci mancherebbe altro. Però è interessante che non ci siano state persone che erano sotto in quel momento il parcheggio. Va bene, abbiamo mandato l'immagine comunque. Sì. Allora, vogliamo andare. Andiamo. C'è questa vicenda alla Lamezia Terme che riguarda l'ex cantina sociale. Che sembra un chiudo, se ne parla sempre. Praticamente. Si registrano dichiarazioni sulle valutazioni diverse date dai dirigenti, insomma il clima resta acceso. Il comune in attesa dell'istanza di annullamento che sarà presentata dall'opposizione. Come vedete, la vicenda di quest'ex cantina ancora avrà dei risvolti. L'unico, voglio dire, accenno che io voglio fare su questa vicenda: stiamo parlando di un impianto che è stato fino all'altro ieri ignorato da tutti. Ognuno di noi con la macchina, no, perché si entra e si esce dall'autostrada in quella zona, si va a Sant'Eufemia, cioè praticamente è passata sempre inosservata. È bastata la vendita di questa ex cantina, non succede da nel mondo, tutti quanti a parlare di progetti, tutti quanti a parlare di questo e di quello. Ecco le cose che io non riesco ad ingoiare, purtroppo sono qua. Noi, parlando della Lamezia Terme, io dico, le foglie di solo non cascano, le foglie degli alberi non cascono in autunno, sì. Alla Lamezia cascono d'estate, perché c'è stata la mancanza, non hanno portato gli alberi, praticamente che si sta creando accumulo di foglie sulle vie principali della città, anche pericolose, perché sono molto scivolose. Vabbè, comunque un tema da pigliare, Giova, perché le questioni climatiche stanno cambiando dappertutto. Sto parlando che l'albero sembrano delle boscaglie, vorrebbero potare, l'amministrazione dovrebbe potare gli alberi. Ma per cortesia, non parlate dell'amministrazione. Parliamo dell'amministrazione comunale della Lamezia Terme. È impegnata in cose molto serie e quindi non è che può perdere il tempo a dire a fuggire oggi l'albero, per favore. Giova, non cominciamo. No, cominciamo male. Dobbiamo dire le cose. Veramente gente che entra alle 7 del mattino e esce a mezzanotte. Ecco, vedete. Ecco qua. Il nostro Albino che ci porta il caffè tutte le mattine. Grazie Albino, il caffè. Come vedete, noi ci trattiamo bene. Ci prendiamo il caffettino. Ciao Rosaria, buongiorno Vincenzo, Pasquale. Allora, noi il tema più, diciamo, che in questo periodo sta avvenendo a galla è la questione della spazzatura alla Lamezia. Sono cumuli di spazzature che invadono la città, ovviamente i cittadini mostrano il loro disappunto, soprattutto, qua dice, sul giornale, anche sui social, no, soprattutto sui social. Vengono sollecitati maggiori controlli. Noi che possiamo fare, caro sindaco? Possiamo unirci a queste voci
e dire cortesemente, per favore, cercate di intervenire. Ma di intervenire, Giovanni, anche alla disinfestazione. Sì. Cioè praticamente lui, i zanzari li stanno mangiando vivi. Noi, a noi piace anche esprimere anche la situazione delle brattle, come si chiamano? Sì, di scarafaggi. È pieno in tutta la città, ci vorrebbe una disinfestazione immediata, caro Tonino, perché... Ma su bratti, noi chiamiamo bratti in dialetto, sono scarafaggi dalle dimensioni piuttosto notevoli. Poi pensate che alla Mezza Terme ci sono un sacco di locali al centro della città dove c'è molta movida, e vedere queste bratte che camminano dove c'è zona di alimentazione non è una cosa pulita. Ma assolutamente, ma i primi a soffrirne sono proprio i titolari, no? Esatto. Che poverini inventano di tutto, fanno di tutto per scongiurare questo fenomeno. Ma questo è un qualcosa che riguarda l'amministrazione. Il caro sindaco, purtroppo tutto è riconducibile all'amministrazione. Vedete, noi qua, qualcuno potrebbe anche accusarci di parlare anche fin troppo della città di Lamezia Terme, però è inevitabile, visto che la nostra, voglio dire, sede è qua a Lamezia Terme. Cioè dove, quindi, viene realizzata e quindi viviamo... questa agenzia 14. Sì. Logicamente, vedete il numero sovraimpressione, se avete delle segnalazioni da farci o mandate email o mandateci messaggi, che noi la mattina possiamo anche parlare, oppure anche sentirci per telefono, possiamo dire le cose che vanno, che non vanno, caro Tonino. Perciò sì. Oggi è la prima puntata, invitiamo a chi ci vuole fare delle segnalazioni che il numero è in sovraimpressione. Attenzione, se qualcuno vuole intervenire in diretta lo può fare, ma come lo può fare? Il giorno prima contattate, sì, al numero che avete, Giovanni De Grazia, col numero gli parlate del problema che volete intervenire, eh? E noi parliamo di problematiche di interesse pubblico ben e non privato, che sia, sì, chiaro, noi ben volentieri lo facciamo, quindi voi essere partecipi alla nostra trasmissione. La trasmissione la fate voi, se andiamo proprio a sottilizzare, voi la fate la trasmissione, quindi possiamo fare una gran bella cosa. Noi stiamo partendo stamattina, siamo ai nastri di partenza, ecco, sperando di offrire una trasmissione gradevole. Noi è 18 anni che facciamo questa trasmissione, l'abbiamo fatto con l'emittente prima, che adesso non c'è più, era Globo TV, adesso siamo traslocati su RT Calabria, e ringrazio la famiglia De Pietro con Giuseppe Galino e tutto lo staff che ci hanno accolto, e questo bisogna solo che ringraziare. Vabbè, certo, ma non ci sono dubbi. Tonino, volevo andare una notizia che non abbiamo, perché interessa molto Crotone anche questa notizia che sto dando. Praticamente è venuto a mancare Borracci, Massimo Borracci, allenatore del nuoto, ha fatto molto bene a Crotone per tanti anni, dopo ha portato la piscina di Crotone, diciamo, nell'Olimpo nazionale del nuoto, Tonino. Poi trasferitosi qua a Lamezia, Massimo Borracci, ricordo Massimo Borracci, il suo curriculum è veramente una cosa importante, è stato campione di nuoto a livello nazionale, campione d'Europa a livello di pallanuoto, poi si è trasferito nella piscina Salvatore Giudice di Lamezia Terme è venuto a mancare per una malattia, e praticamente noi siamo vicini, sia RTI come redazione sia Globo TV, siamo vicini alla famiglia Borracci. I funerali si terranno qui a Lamezia oggi alle 11. Perciò un ricordo a Massimo Borracci. Una cosa che gli amministratori di Reggio Calabria sono infuriati per la vicenda dell'aeroporto. Pazienza finita.
Forse leggevo. Vedi qua. Leggevo una cosa, no, che mi ha un po', sinceramente, infastidito. No, se dobbiamo essere sinceri. Vediamo qua. Ecco. Dovrebbe essere sì, sulla pagina di Calabria. Ma è ridicolo proprio. Qua. Aeroporto come? Confindustria, Reggio non ci sta, questa è la notizia. Dopo la conciliazione del volo con Torino, gli imprenditori insorgono, un colpo duro anche per il turismo. Il presidente Vecchio chiede un incontro col governatore o chiudo. L'associazione Silenzio, l'assordante silenzio, chiedo scusa, di tutta la classe politica fa sospettare che sul futuro della città metropolitana ci sia poco interesse. Guardate, questo campanilismo, cari amici di Reggio, deve pur finire. Cioè leggere che la Lamezia è privilegiata a danno di Reggio fa ridere a crepapelle. Cioè Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro hanno fatto i loro comodi per anni e ancora fanno i loro comodi per anni. A danno di chi? Di Vibo, di Crotone e di Lamezia Terme. Cioè Lamezia Terme è stata sempre sistematicamente penalizzata. Adesso da anni abbiamo la fortuna di avere l'aeroporto internazionale quasi un nostro territorio, apriti cielo, sta succedendo la fine del mondo. Ma cari amici di Reggio, cosa dovrebbero dire quelli di sono conto? I numeri che contano, i numeri, non le chiacchiere. La pazienza è finita. Che fate queste velate minacce che vogliono significare? E Crotone cosa dovrebbe dire, dottore? Ma Crotone è penalizzato in un modo veramente. A Lamezia transitano 3 milioni di passeggeri. Quante ne può denunciare Reggio Calabria? È lo stesso Crotone, no? 3 milioni. Lasciate perdere gli ultimi 2 anni che gli aeroporti sono stati penalizzati dalla pandemia. Questo è un problema che riguarda tutti gli aeroporti del mondo. Ma l'aeroporto di Lamezia Terme è una realtà. Però noi non facciamo campanilismo perché insomma viviamo a Lamezia. Però è collaborato. E ci vuole l'attenzione da parte di tutti, perché tutti i 3 aeroporti sono importanti. Abbiamo trovato la Sagra che ha acquisito i debiti, diciamo, di 2 aeroporti ormai che erano falliti, parliamo di Reggio e di Crotone, si sta cercando di portarle sulla retta via, ma è molto difficile, donne. Perché poi il bacino d'utenza è quello. Ma se non fosse stato per la SACAL, per questa operazione, io non sono mai stato d'accordo, certo, su questa operazione, perché non si è visto in nessun angolo del mondo che un'azienda fiorente, un'azienda di prestigio, si piglia a due aziende decotte, le assorbe. Ecco le difficoltà della Sagra. Se non c'è la Sagra non esiste. Dovuto anche a questo. Cioè un imprenditore compra aziende decotte? Non credo. Questo è successo con la Sagra. Quindi incalzate la Sagra. Cercate di collaborare. Collaboriamo. Questo in Calabria ci rovina. È la nostra rovina. Questo campanilismo. Questa lotta tra poveri, questa è una lotta tra poveri. Tonino, per oggi abbiamo finito. Così adesso disse. Adesso vi lasciamo, perché voi dovete sapere, amici calabresi, che noi chiudiamo con un po' di allegria. E la nostra allegria ce la porta il nostro Albino Ambrosio. Come lo possiamo definire ad Albino, per chi non lo un conosce? Un contautore. Bob, sì. No, perché oggi è bellissimo. Oggi ci vedete con una bella canzoncina della mamma, no? A che? Tutte le mamme. Arrivederci. Per Crotone, a Catanzaro, Reggio, Vibo e Lamezia. A tutti i provinci, cosa c'è scritto qua su questa maglia, Albino? Non lo so, io le aiuto. Non le aiuto, c'è da dove. Sai chi è Buongiorno?
Buongiovane è un bel cantante. Sì, bellissimo. Conosce la storia di Buongiovane. Ci vediamo domani. Vabbè, a voi Albino Ambrosi, ci vediamo domani, grazie a tutti, ciao. Allora, caro Domenico, un quadro mi bene a bene, che facciamo questa canzoncina, che ho già detto con la dedica. Salutiamo tutti gli amici di Lamezia, gli amici di tutta la Calabria, ma però soltanto un saluto particolare, che giustamente che lo devo fare, perché al nostro amico Donuzzo, detto a mamma, tanto un saluto e noi ci vediamo sempre se Dio vuole domani mattina. Ciao, 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 ciao a tutti. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro.